Parliamone però in ottica granata per capire un po' l'approccio alla sfida degli uomini di Mihajlovic, le scelte, l'atteggiamento e tutto il resto. Ne parliamo con chi si occupa di Torino tutti i giorni per la testata Toro News. Abbiamo in diretta con noi Lorenzo Bonanzieri, Toro News. Lorenzo, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto ciao, bene? Lorenzo, tutto buonasera. Bene, tutto bene, un po' beh, freddo qua a Torino. Ma, ma pure a Roma non scherza Roma, oggi. Se fa freddo a Roma, immagino a Torino, però. Esatto. Comunque, benvenuto su 92.7 di Teleradio Stereo. Allora, dicevamo prima, correggici se ovviamente abbiamo detto una cosa inesatta, la Roma rinuncia a qualche titolare, cercando comunque di mettere in campo una squadra affidabile e competitiva. Il Torino, giudicare anche dalle convocazione di Mihajlovic, mette la squadra migliore possibile. Beh, sì, diciamo che su questo ci sono ancora delle valutazioni in corso, però sì, Mihajlovic vorrebbe sfruttare il fatto appunto che la Roma giocherà con qualche seconda linea per passare il turno, quindi è molto possibile che verranno confermati tanti titolari, non tutti, ma tanti titolari. Beh, anche gli infortuni magari. Barreca aiutano. Può rientrare dall'inizio perché è un'assenza. Sì, Barreca è stato di nuovo convocato e questa è un'ottima notizia per il Toro. Anche perché il ragazzo sembrava molto molto interessante. Voi lì a Roma lo sapete bene. Sì, esatto, esattamente. No, sì, diciamo che non ha iniziato benissimo l'anno, qualche acciacco fisico e soprattutto quando è stato chiamato in causa. Ha fatto qualche errore di troppo. L'ultima partita che ha giocato è stata a gara in corso contro l'Atalanta dopo l'infortunio di Ansaldi ed è stato, diciamo, ha causato il gol di Ilicic, dunque non è proprio anche in una situazione psicologica esaltante, però probabilmente questa gara potrebbe essere un'ottima occasione per lui per cercare di rimettersi un attimino in carreggiata, anche perché l'infortunio di Ansaldi spiana un po' la strada a Barreca in questo senso. Dunque potrebbe essere una scelta, un ritorno gradito dal primo minuto, quello di Barreca sulla fascia sinistra. Dobbiamo immaginare anche Belotti dall'inizio, Sirigu in porta. Su Sirigu ci sono ancora delle valutazioni da fare, non è ancora chiaro se verrà confermato lui oppure verrà rilanciato Milinkovic-Savic. Su Belotti si è abbastanza sicuri perché insomma il Gallo ha ritrovato il gol in campionato contro il Napoli, va nei fini del risultato, però è importante per lui, quindi io credo che faccia bene al giocatore. E poi Belotti secondo me deve offrire una cena anche a Reina per il gol ritrovato, che Reina non è stato proprio impeccabile. È servito a poco ma no, però, insomma, però a Belotti è servito sì. A livello psicologico è un gol molto importante per lui perché gli serviva come il pane, sta anche crescendo nella qualità delle prestazioni, quindi credo che lasciarlo fuori non sia una buona idea per lui e neanche per il Toro, perché comunque parliamoci chiaro, le alternative non sono molte e non sono di qualità tale da poter dire ok, rinuncio a Belotti e ne metto uno. Toglimi una curiosità, Lorenzo, ma Mihajlovic ha bocciato definitivamente Sadiq? Tu sì. Sai insomma che è un giocatore che a Roma un po' lo conosciamo. Non è pronto. No, sì, è stato bocciato, insomma, adesso è rientrato nei convocati per la sfida, però manca da 2 mesi e mezzo in campionato, da 2 mesi nei convocati, dunque insomma se con un Belotti non al pieno della condizione, se non convochi quello che è stato preso per fare il vice Belotti, vuol dire che l'hai bocciato. Poi lui stesso in conferenza stampa, lo stesso Mihajlovic non si è nascosto, l'ha detto: a gennaio interverremo per prendere un vice Belotti, magari questa volta un profilo più esperto, e non azzarderemo a prendere un ragazzo che non ha dato quelle garanzie che ci si aspettava da lui. Quindi sì, è stato bocciato. Poi quindi può essere spostato a gennaio? Beh sì, immagino proprio di sì. Io non credo che resterà al Toro perché non è negli interessi del Toro, non è negli interessi di Sadiq, non è negli interessi neanche della Roma
mettere un giocatore in prestito in una squadra che non viene neanche convocato, quindi credo che ci siano interessi comuni perché il giocatore venga spostato. Senti un'altra cosa, quanto è solida la panchina di Mihajlovic? Oppure alla fine di questa stagione dobbiamo immaginare che le strade si divideranno? Perché io credo che quest'anno al Toro ci fosse un po' più di ambizione di quella dimostrata fin qui in campionato. Personalmente lo consideravo una squadra assolutamente a ridosso delle primissime. Sì, era una sensazione che avevano un po' tutti. Diciamo che la piazza Granata è abbastanza particolare, si illude spesso, è una piazza molto passionale, molto coriacea, e Mihajlovic piaceva soprattutto durante il primo anno perché appunto ha questo modo di fare grintoso, che si rispecchia anche un po' nei valori del cuore Toro. Però diciamo che con la squadra allestita in estate, che è stata rinforzata pesantemente perché sono stati puntellati tutti i reparti, c'è stata sì la cessione di Benassi e quella di Zappacosta, però insomma la squadra... Beh, quella di Zappacosta era irrinunciabile, dai, come era inevitabile. Come può intanto impedire al ragazzo di cogliere un'occasione del genere, irripetibile, di andare a fare un'esperienza, magari anche da protagonista, con un allenatore che lo stima, in uno dei più grandi club d'Europa? Assolutamente. Cioè, e poi ti davano tanti soldi, 30 milioni, insomma. Cioè, sarebbe stata una follia. Un giocatore pagato poco più di 4 milioni due anni prima, rivenderlo a 30 milioni, poi un terzino, quindi neanche un ruolo che dici può spostare gli equilibri in maniera così netta. Comunque, ritornando sul discorso di Mihajlovic, in questo momento Mihajlovic è saldo sulla panchina del Toro, ma fino a fine anno. Poi il contratto gli scade. Lui stesso ha dichiarato solo qualche giorno fa che anche in caso di qualificazione europea non è detto che ci sia un rinnovo automatico, e anche perché ormai la liaison con il tifo si è spezzato ormai da tempo. Il Toro non ha fatto mai vedere quell'identità di gioco e di squadra che i valori in campo potevano far pensare, perché insomma, l'hai detto anche tu, Iago Falche, Liaic, Belotti, Rincon, Baselli, sono tutti giocatori se non di primissima fascia, comunque di fascia che può ambire all'Europa League. Direi sì. Però non ha mai espresso in campo quel gioco tale da poter dire ok, qua no, siamo un allenatore. A livello di... Ma anche lo stesso Siri comporta. A livello di manovra non... Tanculù, ma anche i giovani, Lianco, insomma, i giocatori ci sono. Quello che manca è una struttura tattica tale da poter dire ok, questa è una squadra che può ambire concretamente all'Europa. Poi siamo ancora lì, per carità. E fare poi anche protagonisti in Europa, come è accaduto con Ventura, con alcune imprese. Prima di salutarti voglio augurarti di vincere il derby di campionato. Quello ci auguriamo. No, visto che se no domani sera non sei... di Coppa Italia ma di campionato sì. Dai, facciamo così. Va bene. Tutto il cuore. Va bene, Lorenzo. Vi ringrazio. Ci salutiamo qui. Grazie, te, buon lavoro. E grazie anche a voi. Un saluto a Lorenzo Bonanzieri, Toro News.